Oggi decorazioni di Natale, sì, ma di cartoncino. Tutti e benvenuta da Ombretta e da Cherie su Arte per Te. Oggi faremo insieme delle bellissime decorazioni low cost, delle decorazioni con il cartoncino. Avete capito bene? Proprio la scatola di cartone, quella scrausissima che arriva con i pacchi da ogni dove. Bene, quella la trasformeremo in stupende decorazioni di Natale. Costano pochissimo, ma fanno un effetto bellissimo. Prima di spostarci sul piano da lavoro, se Cherie ti sta simpatica, lascia un pollice in su e soprattutto clicca su iscriviti per non perderti i futuri video e attiva la campanella per essere avvisato ogni qualvolta metterò online un nuovo video. Vi ricordo che vi aspetto anche su Facebook, pennello bianco su fondo rosso, Arte per Te, e su Instagram, pennello bianco su fondo rosso, Arte per Te, per restare sempre in comunicazione con voi, per anteprime scoppiettanti, per notizie folgoranti, insomma, anche solo per vedere le foto di questa piccolina, vi aspetto su Instagram e su Facebook. Ora basta parlare, spostiamoci di là e andiamo a vedere le decorazioni di cartoncino, quanto sono facili da fare. Ed ecco l'occorrente per preparare le nostre decorazioni di Natale con il cartoncino. Facili facili e low cost. Allora, della colla acetovinilica oppure una pistola per colla a caldo con relativa stecca. Potete usare anche la colla vinilica, ma il lavoro si allungherà nei tempi. Un oggettino per praticare un buco. Io qui ho un bulino, ma voi potete utilizzare qualunque strumento che abbia una punta. Un pennarello ad acrilico, io qui ho un uniposca bianco. Un tagliabalza o un bel paio di forbici che taglino il cartoncino e poi ci occorrerà della colla vinilica e un pennellino. Del nastrino per rifinitura, io qua questo a righe rosso e bianco dell'IKEA oppure un basico cordino in cotone bianco oppure ho anche i bastoncini di ciniglia, quelli che si trovano in tutte le cartolerie, di diversificato colore. Ce l'ho rosso, ce l'ho argento e poi naturalmente un pezzo di scatola di cartoncino. Come strumenti per proteggere il piano di lavoro mi avvarrò di una base centimetrata e per disegnare i miei soggetti gomma e matita. Cominciamo subito. Il primo soggetto che voglio disegnare è una bella calza per la Befana. Ora per farvela vedere la ripasso subito con l'uniposca. Poi la rivedremo una volta quando la ritaglieremo. Il secondo soggetto sarà la manopola per la neve. Anche questa, per farvela vedere, la ripasso subito. Il terzo soggettino, un bel cappellino. Solo cose fashion su Arte per Te. Allora, poi il quarto soggetto, facciamo proprio il cristallo di neve. Non può non esserci.
E adesso manca per forza il bastoncino di zucchero. Non può mancare, non può mancare. Adesso manca la casetta. E adesso ritagliamo. Adesso decoro anche tutti i retro delle nostre sagomine. Quindi abbiamo fatto i fronti insieme, faccio anche tutti i retro. Adesso, per rendere lucide le nostre formine, dobbiamo spennellarle con della colla vinilica. Prendo un pennellino e così molto velocemente ripasso su tutto il cartone. Non vi preoccupate se si opacizzerà lì, perché una volta che la colla vinilica si asciuga, crea un film plastico trasparente. Questo farà sì che nel tempo le nostre formine non si rovinino. Faccio prima tutti i fronte, il tempo che si asciugano vado su tutti i retro. Voi aspettate che le vostre decorazioni si asciughino completamente, io invece per questioni di tempo devo andare avanti. Quindi faccio un occhiello, prendo della colla acetovinilica, bagno qui in alto e, aiutandomi con qualcosa di acuminoso, tipo delle forbicine, inserisco i due lembetti. Quindi uno li inserisco proprio all'interno degli alveoli del cartoncino. E voilà, quindi sempre con la colla acetovinilica bagno tutto il bordino della mia decorazione, così, e partendo proprio dal centro comincio a circondare con il cordino che ho scelto tutta la decorazione. E voilà, la prima decorazione è pronta. Bene, adesso proseguo così con tutte le altre decorazioni. Quindi, ed eccole qui le nostre decorazioni belle e pronte. Guardate che carine, tutte pronte per essere appese all'albero di Natale. E se non volete appenderle all'albero di Natale, non fate l'occhiello per appenderle, ma
Magari mettete sul retro una piccola calamita in modo che possano diventare delle simpaticissime calamite da appendere al frigo o inseritele così tra i fiocchi dei vostri regali, magari particolareggiate solo il fronte e sul retro scrivete il nome del destinatario del vostro regalo. Insomma, sbizzarrite la creatività con le nostre decorazioni in cartoncino super low cost, super bellissime. Se il video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione e ci vediamo subito dopo le foto. Ciao! Ancora seduta sul piano da lavoro dove ho creato queste piccole decorazioni ed eccole qua in tutto il loro splendore. Guardate che bella, fronte retro, voilà, stupenda da appendere nell'albero di Natale. Poi con lei sono in pandan, tutte bianche, guardate che graziosa la casetta. Oppure, che ne so, l'omino di zenzero, avevo dimenticato di farlo con voi, l'ho fatto off camera, come dicono quelli bravi, l'ho fatto mentre appunto era la camera, si stava riprendendo, ma non stavo proprio parlando con voi, la manopolina, il mio preferito, il cappellino, vediamo come stai, sei bellissima, non morderla, bene, allora agghindiamo le nostre camerette, i nostri alberi di Natale e tutto quello che vi pare con le idee di arte per te. Io vi aspetto sempre qui in un prossimo creativissimo video. Da Ombretta, da Cherie ed arte per te è tutto, ci vediamo la prossima volta, ciao!